È l'atmosfera delle grandi occasioni qui al Comune di Latina. C'è la presentazione della quinta edizione del Mediolanum Baby Cup. Tantissimi i bambini da parte di tutte le squadre presenti qui al Comune appunto di Latina. Sta per avere inizio quella che è veramente qualcosa di importante, una sfilata che fra circa mezz'ora avrà luogo nelle piazze nella piazza appunto nella quale sono adesso ospitati i bambini. Ci sarà una partenza collettiva. Intanto possiamo vedere come tutti abbiano preso posto, ci saranno almeno 200-300 bambini che sono seduti e che daranno vita poi successivamente anche allo spettacolo dei calci di rigore. Tutte le società che faranno parte di questa quinta edizione del Mediolanum Baby Cup sono ben 26 società e 95 squadre, insomma numeri record, con anche altre squadre che hanno iniziato a partecipare da quest'anno, come ad esempio la squadra del Terracina o dell'Anzio Lavinio, e anche formazioni da parte dei Monti Ledvini come Maenza, Sonnino, Sezze, insomma tantissime conferme ma anche tante novità. Qui ci sono davvero moltissimi bambini ma anche molti appassionati, molti genitori che sono qui alle nostre spalle, pronti appunto a festeggiare questo inizio ufficiale della manifestazione che avrà luogo la prossima domenica. Siamo qui dunque sul palco di Piazza del Popolo ed è appena salita la prima delle 20 squadre che si sono radunate in questo sabato pomeriggio tra l'ovazione della folla. C'è davvero tantissima gente qui nel centro di Latina per festeggiare questo avvenimento. C'è stata proprio poc'anzi una sfilata che ha visto protagoniste tutte le squadre. Adesso il San Pietro e Paolo con tutti i bambini. E adesso dunque la volta del nuovo Atletico Sabotino con lo stemma che viene portato da uno dei tanti giovanissimi che adesso vanno a raccogliere gli applausi. E adesso invece la volta della S di Norba, dunque pronta a salire sul palco con lo stemma che viene portato sempre da uno dei bambini che poi, lo ricordiamo, scenderà in campo. E adesso a salire sul palco sarà invece la Polisportiva San Luca. Eccoli ragazzi della San Luca. Applausi anche per la Polisportiva San Luca, gruppo molto numeroso e anche molto caloroso. E adesso dunque la Real Sabaudia, anche loro con uno stemma, lo stemma appunto della società che viene esposto dal capofila, quasi sempre il più piccolo. Ed è dunque adesso la volta dell'Anzio Lavinio. L'Anzio Lavinio è una novità per questo torneo. Prenderanno parte dunque per la prima volta quest'anno. E adesso dopo l'Anzio Lavinio c'è la squadra del Creta Rossa Nettuno. Insomma Creta Rossa è sempre stata protagonista, sempre stata una delle formazioni che si è messa in luce nelle precedenti edizioni, riuscendo anche spesso con alcune categorie ad arrivare nelle fasi finali. Ed ora è la volta della Virtus Latina Scalo. Sono pochi, dobbiamo dire, i ragazzi della Virtus Latina Scalo, sicuramente saranno molti di più bambini che poi prenderanno parte a questa competizione, a questo torneo. È il momento invece del Pontinia Calcio, è la decima società che adesso prende possesso del palco. Pontinia che ha sempre fatto molto bene in tutte le edizioni del Mediolanum Baby Cup. Adesso ha lanciato dallo spiegare della SC La Soccer. Anche i ragazzi della Gila Soccer dunque raccolgono ovazioni. Sul palco anche il Sermone da Calcio, formazione dei Monti Lepini, lo ricordiamo, hanno già disputato diverse edizioni del Mediolanum Baby Cup, hanno tutta l'intenzione di voler confermare, di voler replicare le belle esibizioni. E dopo il Sermoneta è la volta della Rocca Calcio. La Rocca Calcio è una di quelle società che ha sempre timbrato il cartellino. La Rocca Calcio hanno sposato appieno il progetto. Momento dunque di festa e di applausi anche per la squadra del Mondo Sport Maenza, esordisce quest'anno al Mediolanum Baby Cup. E adesso è invece la volta della Virtus Cisterna. La Virtus Cisterna invece è una aficionados, possiamo dire, di questo torneo.
è la volta della squadra della città di Sonnino ed esordisce praticamente quest'anno. Non ci sono state altre partecipazioni nelle annate precedenti al Mediolanum Baby Cup da parte della città di Sonnino. Si ritorna dunque nel capoluogo con la R11 Latina, squadra del Pantanaccio. E adesso invece si prosegue con l'Accademia dello Sport, anche l'Accademia dello Sport è una di quelle società che è stata determinante nell'organizzazione di questo torneo. Ed è il momento adesso invece dell'Antonio Palluzzi, è una di quelle società, di quelle squadre che tutti gli organizzatori dei tornei vorrebbero avere. E dunque adesso è il momento della prosa Michele Faiti, che è venuta davvero massiccia e si sistemano nel migliore dei modi anche i giocatori della prosa Michele Faiti, che raccolgono gli applausi, e anche il San Donato Pontino, che è venuto a raccogliere gli applausi da parte di tutte le persone qui presenti. E adesso sì, ci trasferiamo sul terreno di gioco per vivere insieme i calci di rigore. Mediolanum Baby Cup, un torneo solo per numeri 1.